Roberta Di Padua minaccia di querelare Santinelli, la vendetta va servita fredda. A uomini e donne, nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, continuano i battibecchi tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Dopo l'acceso scontro della scorsa registrazione, la dama del trono over in studio oggi ha confessato di non aver dimenticato le parole a lei rivolte dalla tronista, quella frase non la dimentico, ne risponderà. Dopo aver parlato del percorso di Nicole Santinelli, Maria De Filippi ha interpellato Roberta Di Padua per chiederle come stesse, non ho dimenticato cosa mi è stato detto. Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa alla quale poi ne risponderà perché lo ha fatto pubblicamente. Quando mi ha detto che da me ci vengono solo per una sera. Così la padrona di casa le ha chiesto se intendesse querelarla. La replica, vediamo cosa succede. Deve prendersi la responsabilità di ciò che dice. Non si dà mai della poco di buono a una donna. La tronista ha così spiegato cosa intesse dire con il suo intervento passato, dal momento in cui tu hai detto che vuoi leggerezza. Vuoi ragazzi giovani, determinati uomini si avvicineranno a te. Per questo ho detto quella cosa. Sono a posto con la coscienza. Vuoi sensibilità zero. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Stai attenta quando ti rivolgi a me, e alle donne. Non darei mai della poco di buono a una donna, ha continuato la dama del trono over. Dopo la discussione, Gianni Sperti ha difeso Roberta Di Padua sostenendo di avere qualche dubbio sulla frequentazione tra Nicole e Andrea Foriglio. Dopo il caso del bigliettino ricevuto dalla tronista non segnalato alla redazione, gli opinionisti hanno messo in dubbio la serietà della 29enne romana sostenendo che si sia già accordata con il corteggiatore.